Oggi il venerdì dal sindaco è a Groscavallo, ultimo comune della Val Grande di Lanzo. In vista del 25 aprile questa è una puntata in parte resistenziale, perché proprio qui a Groscavallo nel 1944 ci fu una importante esperienza partigiana che ebbe come protagonista il dottor Simone Teich Alasia. Adesso andiamo a parlarne con il sindaco Giacomelli. I partigiani già in quel periodo c'erano già qui in valle ed erano già anche qui a Groscavallo e a Pialpetta. In quei giorni è venuto, non so, in questo caso non mi ricordo se è mandato o meno Teich Alasia. Lui, essendo un medico ed essendo avendo problemi di feriti, hanno, in quei giorni oltretutto hanno avuto anche uno scontro con le forze tedesche fasciste, hanno avuto dei feriti, hanno dovuto velocemente allestire in qualche modo, chiamiamolo, un piccolo ospedale che poi è stato denominato un ospedale da campo, ma in quel momento hanno dovuto operare per salvare e curare chi aveva necessità. È successo nella frazione Ricciardi, dove c'è la scuola, e sostanzialmente l'hanno fatto. La scuola era al piano terra, quello l'hanno fatto nel piano superiore, dove c'erano delle camere che potevano essere utilizzate in questo modo. E si dice che tutto in una notte, cioè il dottore è riuscito con l'aiuto della popolazione a raccogliere tutto il materiale necessario in un tempo brevissimo. Sì, questo è verissimo. Praticamente in un giorno scarso hanno fatto praticamente tutto, ed è riuscito a fare degli interventi decisamente importanti con praticamente, mi permetto di dire, nulla o quasi nulla, perché noi oggi siamo abituati a pensare a degli interventi importanti con tutto quello che serve. Riuscire a fare quello che è stato fatto è perché era veramente un bravo medico. Una grande impresa. È stata una grande impresa con l'aiuto di tutti i cittadini. Certo. Che cosa direbbe a una coppia di giovani che vuole venire a vivere qui a Groscavallo, non solo a vivere ma a portare anche a impiantare un'attività economica, insomma? Le opportunità sono tantissime, da aprire delle attività economiche come possono essere dei negozi tipici a delle semplici attività, dei negozi di abbigliamento, scarpe, abbigliamenti sportivi, perché non ci sono e c'è la richiesta. Groscavallo è stata ed è tuttora un'importante meta turistica. Lo è stata negli anni fine 800, primi anni del 900, dove c'era l'aristocrazia torinese che è venuta a vivere in queste ville, perché se voi andate a vedere, noi abbiamo a Groscavallo una decina di ville Liberty. Fra queste ville Liberty abbiamo la villa Pastrone, dentro la quale ha anche girato alcuni tratti di film, o almeno questo si dice, ma abbiamo trovato ancora in questi giorni, che abbiamo fatto un po' di pulizia per eventualmente fare delle manifestazioni quest'estate, proprio degli scritti sul discorso di Cabiria e di questo film che avevano girato a suo tempo. Quindi Groscavallo offre una bella possibilità di turismo. È un turismo tranquillo, un turismo di passeggiate, un turismo rilassante. Riusciamo ancora a offrire un bel territorio, delle belle passeggiate, una parte culturale molto importante. Questa c'è Villa Pastrone, ma ci sono i santuari, ci sono delle chiese, ci sono tutta una serie di piloni votivi che dimostrano tutta una parte culturale non banale che c'è stata in questo comune. Quanta passione ci vuole per fare l'amministratore, il sindaco in un piccolo comune di montagna in questi anni? Qui la passione deve essere veramente tanta. Secondo me ce l'ha perché tu sei nato sul tuo territorio e di conseguenza ci tieni al tuo territorio. E se voi andate su questo territorio e vedete la quantità di lavori, di muretti a secco, di costruzioni, di alpeggi, di ponti, c'è un'infinità di opere fatte dai nostri nonni per poter vivere qua, che vederle andare a male o vederle ti spiace, e quindi allora ti dai da fare, ti impegni e fai così.